esclusa Napoli Catania, vittoria in Catania per 5-4, siamo qui con Abate, Adore Imperiti. Allora, ho fatto due gol, molto belli, sono stato con la calcio inizio. Come cosa pensi della prova di oggi? La mia prova è la mia personale che ci ho messo un buon impegno in più. Te hai visto molto cosa sì, sì, molto pressi. Sì, contavamo anche alla vittoria, giustamente, perché abbiamo questa partita precedente. Volevamo riprendere il ritmo iniziale che abbiamo perso, poi siamo andati bene tutti quanti, abbiamo fatto un'ottima partita, ci sono stati gli errori, vabbè, capita a tutti. Poi stavate giocando contro i secondi. I secondi, è giusto, anche un po' di impegno in più, giustamente, sapendo che erano secondi, ci siamo impegnati, giustamente, sì. Però ti ho visto lamentarsi un po' da tutto la fine. Gli errori difensivi, diciamo, che capitano in tutte le partite. Però ci si gioca per divertirsi. Sì, giustamente. Allora, io ti ringrazio, ci bocca al lupo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Genoa-Parma, vittoria del Genoa per 3-2, abbiamo qui con noi Mangini, il portiere del Genoa. Allora, avete battuto i primi in classifica, ma diciamo che è stato fondamentale il tuo ritorno in campo. Il mio ritorno in campo dopo 9 mesi di astinenza dai campi, sono stato molto contento perché mi mancava proprio giocare a pallone da tutto il corpo. Veramente anche un po' emozionato perché giocavo, però comunque gli avversari, la prova della partita, correva molto di più, una salute di ferro. Sì, sicuramente. Hanno costruito tutta la partita pressando, bravi a loro, però noi siamo stati più concreti, esattamente. Anche un ottimo Chianese e poi l'esordio di Bruno che è la prima partita su tutto. Ok. E allora? E comunque possiamo dire che noi siamo stati più... Oh, ma vorrei sì! Dai! Vabbè, ora continuerai a giocare, spero. Continueremo a giocare, comunque ti ho visto un Mangini penso al 40%. Ah, se qui sei il 40%, allora ancora può stare sicura. Ancora non ci sta, però Mangini in campo. Purtroppo la forza manca ancora, le gambe sono quelle che sono. Infatti mi sto allenando con un Dream Team femminile. Vabbè, grazie questa cortesia. Io ti ringrazio, non tocca al lupo. Credo.
Adrian, si è appena conclusa Torino-Sampdoria con il risultato di 2-0 a favore del Torino. Siamo qui con il capitano De Granata. Buonasera. Buonasera, complimenti per la prestazione. Grazie, finalmente. È arrivata la vittoria dopo la sconfitta contro il Napoli la scorsa... Ci siamo ripresi subito, finalmente la mia prestazione è buona, la squadra ha risposto bene. Ha ricombattato un po' lo spogliatoio, diciamo. Sì, diciamo che abbiamo parlato la settimana e ci mettiamo in cammino per i buoni punti. Ecco, diciamo, cosa è che è andato meglio rispetto alla scorsa partita? Ma c'è stato progressività, un po' di gioco di testa di tutti. Stiamo violando partita solo per partita. Pensi che comunque questo Torino poteva andare in vantaggio prima? Ma il momento giusto siamo andati in vantaggio, secondo me. Abbiamo tenuto e è arrivato il gol finalmente. E l'ultima domanda, quali sono, vista arrivati alla quinta giornata, gli obiettivi di questo momento? Ma almeno di arrivare nei primi due, secondi, terzi. Questo era l'obiettivo. Purtroppo le partite sono andate male, le precedenti, però ci rifaremo, secondo me. La facciamo. Grazie a voi. Adrian è tutto. Pescara-Fiorentina con il risultato di 8-4 a favore del Pescara, siamo con Russo, migliore in campo di stasera, ovviamente giocano a pista del Pescara. C'è una vittoria che fa classifica a pista dei playoff. No, vabbè, è importante, è perché veniamo da risultati negativi. Sì. E che comunque è importante perché ci siamo ritrovati, è importante che si è fatto male Penta così non gioca perché è scarso. Ah, la partita è iniziata in inferiorità numerica, però il tuo gol no, sicuramente abbiamo giocato in 4 contro 6, siamo stati bravi a resistere solo prendendo solo due gol, e poi quando sono arrivati gli altri che hanno fatto ritardo, purtroppo forse questo è da migliorare, diciamo la serietà meglio sul campo. Per il resto come avversari come trovate? No, vabbè, veramente un po' nervosetti, però non fa niente, ci sta, hanno perso una partita anche che erano in superiorità numerica, non ci sta. E invece dalla tua prestazione, 4 gol, tutto il terzo, l'ultimo bellissimo, siamo una in fondo. No, vabbè, sì, mi sono ritrovato anche io, insieme alla squadra. Che era un buon pezzo, la prima giornata è andata tutto bene, poi si è messo, però non si è andata di sopra. È un cazzo! Veramente. Vabbè. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, Adrian.